Ciao a tutte ragazze, benvenute in questo nuovo video. In questo video faremo una ricostruzione, faremo una ballerina. Io ho già preparato tutta l'unghia naturale, ho tolto le cuticole, quindi sono anche sfracellata un dito, però vabbè. Io quando devo lavorare sulle clienti sono super precisa, super tranquilla, non gli faccio mai uscire il sangue, sono super attenta. Invece quando devo fare le mani a me mi ammazzo tutte le dita, mi taglio tutta, mi faccio uscire il sangue, vabbè il panico. E adesso faremo una ricostruzione a ballerina, utilizzerò i prodotti di Passione Unghie per ricostruire e invece come colore penso di scegliere uno dei nuovi colori che mi sono stati inviati da Plinio. Molto molto belli, ero molto curiosa di provarli, quindi penso che utilizzeremo quelli. Ok, allora passiamo direttamente alla ricostruzione. Allora io come prima cosa metto il nail prep, potete metterlo anche a cavolo, non serve essere precisi perché tanto è un deidratante, quindi non fa niente se tocchiamo le cuticole, non succede nulla. Eccoci qua, a me infatti brucia che mi sono tagliata. Bene. Ok, adesso mettiamo il binder, che è un primer acid free, quindi non è a base acida, di conseguenza evapora tutto, non lascia strato dispersivo. E io di solito uso questo qui senza acidi perché ho molti clienti che allattano e sono incinte, potrebbe dargli fastidio l'odore, quindi preferisco prenderne uno solo. Poi nel caso in cui ho qualche cliente che ha delle unghie molto difficili, come per esempio delle unghie grasse oppure delle mani che sudano molto, allora utilizzo entrambi, però di solito ne uso uno solo. Ma questa è la base alfa di Passione Unghie, l'ho comprata l'altro giorno perché mi era finita. Guardate come mi è arrivato il pennello, mezzo morto, c'è tutto storto, vabbè. Quindi niente, adesso rimarrò con il pennello così, morto. Adesso applichiamo uno strato leggerissimo di base alfa e lo massaggio, così penetra bene. Cerco anche di non toccare ovviamente le cuticole, anche se con questo pennello non è proprio facilissimo stenderlo. Cerco di non uscire mai fuori dal fuoco. Ok, io ho questa unghia che è stortissima, guardate, ho un callo enorme, vabbè, tutta colpa del lavoro che tengo, come tengo il pennello, mi escono tutti i calli. Succede anche a voi che vi escono tutti i calli sulle dita, tipo a me esce qui, guardate che dita sorte, qui. Colpa del pennello che lo stringo troppo forte, mi succedeva anche quando andavo a scuola, tenevo troppo stretta la penna e quindi niente, mi venivano questi calli bruttissimi, faccio tutte le dita stortissime. Allora facciamo questa ballerina, perché in tantissime mi scrivete su Instagram che siete un po' delle ciompe a fare la ballerina, quelle super perfette. Io devo dire che per fare la ballerina sono molto pratica, mi viene molto molto bene. E quindi eccoci qua a fare questo video. Allora, metto 30 secondi in lampada. Questa è la lampada di Neluk. È a 54 watt. Mi trovo da Dio. È tutta zozza lurida perché la utilizzo tutti i giorni con le clienti. E le mie clienti ci sbattono continuamente. Non so voi, ma cioè succede solo a me che le clienti sbattono in continuazione sulla mia lampada. La lampada poi diventa lurida, zozzissima, schifosa. E poi non si toglie più ovviamente perché si incastra tutto il gel, vabbè. Quindi ho la lampada zozzissima perché la uso tutti i giorni. Adesso utilizzeremo le nail form di Passione Unghie, che hanno tutti i taglietti laterali, sono già tutte belle pronte. Io adesso mi ricostruisco tutte le unghie e ne lascio una sola da ricostruire insieme a voi. Questo applico il bollino dietro. Cerco di piegarla, ok, devo fare una bella curva e poi la inserisco. Ok, la faccio ovviamente parallela all'unghia naturale, eccola qui, chiudo bene sotto
Voi come vi trovate con queste cartine? Io le ho cambiate da poco perché prima utilizzavo quelle rosse o fucsia, magenta, vabbè, il colore quell'altro di Passione Unghie, adesso non ricordo come si chiamano. Queste si chiamano Tecnica, le altre non mi ricordo, mi sa Salone, Salon, non ricordo. E si chiamavano, e ho preso quelle lì, ecco, no, si chiamavano. Ho preso quelle lì. Però niente, mi sono trovata malissimo perché subito dopo che ho fatto l'allungamento, praticamente le cartine si aprono, ma si aprono proprio tantissimo e quindi non riesco proprio a ricostruirci niente. Cioè mi perdono la forma, non lo so, l'ho anche messo una storia su Instagram dove dicevo se per caso succedeva anche a voi che si aprivano le cartine. E infatti tipo in 20 persone mi avete scritto: no, Crina, succede a tutte noi con queste cartine. E una ragazza, ora non ricordo come si chiama, mi ha scritto di utilizzare queste qui nere, di provarle, perché lei si trovava molto molto bene. Effettivamente, cioè, le ho comprate un paio di giorni fa, mi sono arrivate e devo dire che mi trovo bene. Eccola qui, ho messo anche la seconda, nel frattempo io vado avanti, nel frattempo che chiacchieriamo. Però se vi piacciono questi video chiacchierici dove vi dico praticamente i cavoli miei. Perché quei video noiosi dove si sente la musichetta e uno non parla di niente, io mi annoio a non sentire praticamente niente, a sentire solo la canzoncina di sottofondo. Preferisco che chiacchieriamo di qualcosa. E quindi niente, mi sono trovata malissimo con quelle cartine di Passione Unghie. Pensavo di essere la sola, invece no. Eccoci qua anche con l'altra. Ce la faranno i nostri eroi a farle tutte. Ok, cerco di tirarla un po' più su perché mi sembra di averla messa un po' bassina. Anzi, in realtà mi sembra proprio di averla messa storta. Sì, è storta. Che io sto chiacchierando con voi, nel frattempo non sto guardando bene cosa sto facendo. Prendiamo questo bollino dietro. E quindi, che altro vi racconto? L'altro giorno sono andata a un centro commerciale che si trova vicino a casa mia. Questo centro commerciale si chiama Centro Commerciale Tiburtino. Non so, se siete di zona sicuramente lo conoscete. Scusate, vado fuori fuoco ogni tanto. E c'era Kiko che praticamente faceva delle offerte che se compravi due tinte labbra te ne regalavano altre due. E io ovviamente potevo non approfittarne, figurati, le mani bucate che ho. E quindi sono andata lì e mi sono presa queste tinte labbra. Sono uscita con quattro tinte labbra, tra l'altro bellissime. Una è tipo un rosso scuro, non è uno di quei rossi accesi, un po' troppo esagerati, ecco. A me non stanno neanche bene perché ho le labbra molto carnose e mi sembrano, non so, che diventano troppo volgari su di me. Poi non so, però no, non mi piacciono molto. E quindi niente. Vabbè, io procedo a farmi la ricostruzione su tutte e poi facciamo un dito insieme. Ci vediamo dopo. Eccomi qua. Allora, come vedete, ho già iniziato a dare la forma direttamente dalla cartina. Vedete, già sono un po' stretta in punta. Ok. Allora, io sto utilizzando Natural Builder, eccolo qui, di passione. Adoro questa colorazione. Mi piace un sacco. Adesso prelevo una pallina di prodotto e la metto al centro. Poi, piano piano, me la lavoro. E la porto verso il giro cuticole, comunque poco verso il giro cuticole perché deve rimanere poco nel giro cuticole, molto al punto di stress e pochissimo in punta. Io la ballerina di solito la faccio sempre in bombatura e mai in balance perché le mie clienti la preferiscono in bombatura. Rimane più quadrata, più non lo so, però la preferiscono. Anche io la preferisco in realtà, mi piace molto di più in bombatura piuttosto che in balance. Poi come la fate voi io non lo so, però le mie clienti la preferiscono così, rimane molto più quadrata, ecco. Più, non so come spiegarvelo, però ecco, a fine ricostruzione vedrete come
cosa intendo. Adesso continuo anche con le altre e poi passiamo alla limatura, che è la parte che mi diverte di più. Mi piace un sacco limare, dare forma alle unghie con la lima, è una cosa che mi piace moltissimo, mi rilassa. Sicuramente moltissimi di voi lo ritiene, ecco, una rottura, invece a me piace un sacco limare. Infatti ci perdo un sacco di tempo a limare, a sistemare la struttura per bene, sono un po' perfezionista sulla struttura e mi piace che sia perfetta proprio come dico io, quindi ci perdo tantissimo tempo e anche a stendere il colore ci perdo un sacco di tempo. Voi quanto ci impiegate a fare una ricostruzione completa? Diciamo, ecco, monocolore o French, ecco, senza decori, senza niente. Poi me lo farete sapere qui nei commenti. Quanto ci impiegate? Io ci impiego più o meno un'oretta, ecco, su per giù. Cioè, più o meno, dipende comunque da quello che devo fare, però diciamo che di base se l'unghia è corta e devo fare un monocolore, allora vedete c'è più prodotto nel punto di stress. Questa è un po' piatta, però vabbè, la sistemiamo dopo con la limetta. Ecco, mi sono tolta il colore, mi sono tolta il gel con le unghie. Era un sacco che non mi facevo le unghie. Di solito le porto molto corte con il semipermanente perché ho un bimbo, anzi ne ho due in realtà di bimbi. Ho due bimbi maschi, uno ha 5 anni, l'altro invece ha 13 mesi, anzi fra poco ne fa 14, e di mesi ovviamente, non di anni. Ed è piccolino e ha la pelle delicatissima e ho paura di fargli male, quindi le unghie le porto sempre molto corte con il semipermanente. E il semipermanente lo cambio di volta in volta perché mi piace provare cose nuove, invece testare, provare cose nuove, fare cose diverse. E mi annoia utilizzare sempre lo stesso identico prodotto, a meno che, ecco, non ho proprio un prodotto del cuore. Io in realtà ho molti prodotti del cuore che mi piacciono un sacco. Uno dei miei prodotti del cuore che adoro praticamente è Easy Cover di Nei Look, lo adoro profondamente, mi piace un casino, lo compro e lo ricompro in continuazione, non so come farei senza. E mi piace un sacco anche Milky, sempre di Nei Look, lo adoro, lo compro in continuazione anche lui. E scusate, che se no io divento ciecata per farmi l'unghia e voi non vedete niente. Ok, dovremmo esserci adesso. E quindi questi sono i propri miei mai più senza. E poi anche Natural Builder di Passione Unghie, anche Milky, cioè anche, scusate, Pinky Builder di, e anche i crimi mi piace molto. Però quello proprio il mio preferito in assoluto è il Natural. Adoro proprio la sua colorazione, questo beige molto naturale che sta bene su tutte le carnagioni, sia sulle chiarissime che sulle scurissime. Ok, eccoci qua. Io non vado assolutamente a pinzare perché non la voglio la curva C, anche se vedete un minimo c'è, però dopo comunque andando a togliere i laterali la curva C praticamente non rimane. Io non le voglio curvate, ma le voglio belle dritte. O comunque di solito io le faccio così, guardate che bello il colore. Vado in lampada e ci vediamo dopo per limare. Eccoci qua, io ho finito la polimerizzazione, ho fatto 60 secondi. Adesso sgrasso la mia struttura, sto utilizzando un pad, a me questi piacciono un sacco perché non lasciano pelucchi, cose varie in giro, non mi piace per niente. Ok, dovremmo esserci, sto utilizzando questo di Karma, il cleaner, altrimenti un altro che mi piace tantissimo è quello di Nei Look, sempre, che è tipo giallo, mi sembra adesso. Non ce l'ho sotto mano per farvelo vedere, ma è giallino. Mi trovo un sacco bene. Comunque, procediamo. Allora, come prima cosa, io limo sempre la punta. Quindi cerco di farla, ecco.
bella dritta, poi ovviamente misuro, vedete? È un po' più corta, quindi di conseguenza le accorcio tutte e cerco di farle tutte uguali, eccole qua. Io di solito le misuro sempre così, cuticola cuticola, e vediamo, vedete? Ora ci siamo. Ok, allora, per limare la ballerina, allora io comincio sempre con i laterali. Cercate di controllare sempre quando limate un laterale e l'altro, perché più di una volta mi è successo, quando ero tipo alle prime armi, ovviamente, adesso non più, mi è successo che non controllavo, cioè mi succedeva spesso che non controllavo i laterali ogni volta che limavo, scusate, sono andata fuori, che limavo, e di conseguenza mi veniva un lato più, diciamo, stretto rispetto all'altro e sembravo una scema. E quindi cercate di controllarveli sempre, perché altrimenti vi ritrovate con un lato più stretto dell'altro. Allora, una cosa che ho imparato mentre ero a un corso, no, mentre ero a un aggiornamento, ecco, con una master, è che praticamente questa master, ecco cosa fa. Mentre lima, vedete, no, che io come tengo la lima, ovviamente più stretta verso l'interno, ok. Mentre limava questa master, praticamente lei si controllava, vedete, la polvere. E controllava anche di qua la polvere come andava per vedere se stava limando nel modo corretto e se la polvere di qua e di qua erano uguali. Vedete? Ci avete mai fatto caso? Quindi io sto sempre qui a controllare, ecco, vedete la polvere di qua e la polvere di qua. Così vi controllate se effettivamente i laterali sono uguali. E quindi io da quando so questo trucchetto gli faccio sempre caso a dove mi va a prendere la polverina. Non so, ecco, se voi ci avete mai fatto caso, però me l'ha detto una master quando ero in questo corso di aggiornamento e da lì ci faccio sempre sempre caso. Eccomi qua. Allora, vedete che già così ho una bellissima ballerina. Adesso vado a limare tutto intorno. Ecco, limiamo così, almeno assottigliamo la punta. Cerchiamo di togliere il prodotto che c'è sui laterali. Vedete? Ma non vado a toccare il centro. Quindi dov'è il punto di stress? Non lo vado a toccare. Almeno così mi lascio più prodotto lì. Io quest'unghia, mamma mia, è proprio storta la mia. E poi sto anche scomoda a limare. Ok, penso che può andare. Adesso cerchiamo di limare il più possibile qua intorno al giro cuticole, perché non vogliamo tanto prodotto, ma ne vogliamo poco. Vedete? Adesso cerco di rendere tutto più uniforme. Guardo l'unghia da tutte le posizioni, quindi me la guardo frontalmente, me la giro, me la rigiro. La dovete guardare sempre per cercare di capire qual è il tipo di limatura che dovete fare, dove manca prodotto. Ovviamente se manca proprio il gel da qualche parte ed è lasciato qualche solchetto, potete tranquillamente andarlo ad aggiungere, non succede assolutamente niente, anzi, meglio metterne poco e aggiungerlo dopo piuttosto che metterne tantissimo e poi dovete stare 4 ore a limare. Quindi cercate di non abbondare mai, perché se mai dovesse mancare potete sempre aggiungerlo, ovviamente. Ok. Io passo spesso anche con il dito sopra per sentire com'è la superficie. Ok. Adesso non trovo il buffer. Sicuramente il mio buffer è sparito. Fatemi limare anche un po', sennò non si capisce niente. Ecco. Vedete? Senza curvacci. Vedete com'è bella stretta? Mi piace un sacco così. E anche alle mie clienti piace tantissimo così. Ecco,
Quindi ecco, non faccio altro che stare attenta a dove limo, a dove cade la polvere, che è una cosa che ci faccio molto molto caso, e poi cerco di limare i laterali, ovviamente facendoli stretti da entrambi i lati uguali. Adesso passo a tutte le altre e poi ci vediamo quando devo stendere il colore. Ok? A dopo. Allora, eccomi qui. Finalmente le ho limate tutte. Adesso ci passo il buffer. Io uso questi di passione. Mi trovo benissimo. Il solito buffer quadrato praticamente. Mi trovo stra bene, mi piacciono un sacco. Buffer hanno tantissimo. Costano una cavolata tipo 50, 58 centesimi. Non mi ricordo. Comunque una cosa come 50-60 centesimi. Quindi mi trovo stra bene. Guardate qui, non ho limato un pezzetto. Niente, adesso me le ricontrollo tutte. Le spolvero per benino. E mi rispingo indietro le cuticole prima di rimettere il colore. Io mi trovo bene a respingerle perché mi sembra che riesca ad avvicinarmi sempre di più con il colore se le spingo prima di metterlo, di mettere appunto il colore. Scusate il gioco di parole. E quindi le rispingo sempre. Sono un po' fissata io sulle cuticole e sul giro cuticole bello e perfetto, quindi ci perdo tantissimo tempo. Mi sembra che qui ci sia uno scalino, infatti. Ok. Ah, è una pellicina. È una mini cuticola, non uno scalino. Io uso le tronchesine di... Non so quanto sono handicappata con la sinistra. Con la destra. Comunque farsi le unghie da sole è proprio una palla. È proprio una palla. Non so voi, ma io odio farmi le unghie da sola. Ci metto un sacco, è per quello che mi faccio il segno permanente. Ci metto un casino. E non lo so, ma mi vengono meglio agli altri che a me le unghie. Cioè, agli altri riesco a farle venire più belle, non lo so, le mie... non sono mai contenta sulle mie, non so perché. Allora, riapplico il nail prep di Passione. Perché lo riapplico prima di mettere il colore? A parte che vabbè, non succede assolutamente niente se lo riapplicate. Lo applico per far andare via tutti i granelli di polvere. Perché ovviamente quelli poi si attaccano al colore e noi ce li portiamo in giro per l'unghia e si creano delle cose fastidiosissime, tipo dei pallini rialzati e sono brutti da vedere. E quindi niente, eccoci qua, le unghie le ho finite. Vedete? La famosa ballerina. Eccola qua. Questi sono i colori di Plinio. E sono... Scusate, mio figlio è raffreddato e l'ha attaccato anche a me, ovviamente. Allora, i colori che mi hanno mandato sono questi. Eccoli qua. Io pensavo di farmi questo qui, che è molto molto bello. Sembra più arancione dal video, ma non è proprio tanto tanto arancio, ecco. Molto bello, un marrone molto caldo, sembra quasi in cannella. Poi, o se no, è molto bello anche questo. Questo è proprio un rosso mattone. È veramente bello come colore. A me piace un sacco. Quindi sono molto indecisa. Ho pensato anche di farmeli entrambi, però non lo so. Poi c'è questo rosino qui, molto carino. Però vabbè, il rosino comunque lo facciamo sempre. Io praticamente faccio sempre rosino, nude, sempre gli stessi faccio. E questo verde che è molto bello, perché non è proprio un verde militare, ma è tipo un verde pistacchio, non lo so. Molto molto bello.
Quindi niente, adesso sono indecisa. Adesso penso a come farmele, uno di questi quattro colori, come farmele. E penso di registrare un altro video con la nail art che farò. Penso di fare o la rosa sottovetro oppure l'effetto maglioncino. Quindi sicuramente caricherò questo video e fatemi sapere nei commenti cosa preferite tra i due oppure entrambi, fatemi sapere voi. Grazie mille per aver visto il mio video. Iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati sui video che posto. Se volete essere aggiornati, diciamo, più giornalmente e più spesso sulle cose, sui lavori che faccio, potete trovarmi su Instagram. Vi lascio il link in info box per potermi seguire. E mettete like a questo video e scrivete quello che pensate nei commenti. Grazie mille, ciao a tutte!